Stai in diretta. Allora, li faccio sedere. Siedete già. No, aspettiamo un altro sente pure? Si vede bene? Buonasera a tutti, benvenuti alla festa dell'Unità 2019 del Partito Democratico di Grottaglie. Ringrazio tutti i presenti e i relatori, gli ospiti che abbiamo questa sera qui con noi, l'architetto Romandini, Cira La Corte, l'architetto Lopalco, il segretario del Partito Democratico Giampiero Mancarelli e il componente della segreteria del circolo Franco Spagnolo. Questa sera discuteremo di un argomento secondo noi molto importante per la città, come i centri storici possono essere un volano di sviluppo della città per riqualificare le città e rigenerare le nostre città. Quindi discuteremo del centro storico di Grottaglie in particolare, ma in generale dei centri storici, e ne discuteremo con gli architetti qui presenti, che sono degli esperti urbanisti, e con Cira La Corte, che sta facendo un'opera di volontariato del centro storico, rifioriamo il centro storico, e con il già segretario del comune di Grottaglie, Francesco Spagnolo. Do la parola a Franco Spagnolo come relatore per iniziare il dibattito. Grazie a tutti e buonasera. Grazie, per la buonasera a tutti i presenti e ai convenuti qui a questo tavolo. Già accennato Francesco, il segretario regionale, questa sera abbiamo il piacere, l'onore di avere qui tra noi due urbanisti di ottimo livello, quale l'architetto Mario Francesco Romandini, oltre alla signora Cira La Corte, che è in rappresentanza del gruppo di interessati alla crescita e miglioramento del centro storico. E due urbanisti che sono qui presenti, io ho visto un po' il loro curriculum, hanno un curriculum veramente di notevole rilievo, non sto a leggere tutte le loro qualità, le loro
professionalità e l'operato che hanno avuto, però devo dire semplicemente che sono, e questi curriculum sono caratterizzati da un grande lavoro in materia di urbanistica, particolarmente di riqualificazione dei centri urbani e di riqualificazione ambientale. L'architetto Lopalco è stata già tecnica incaricata presso il comune di Francavilla ed attualmente è addirittura assessore al comune di Brindisi. Mentre l'architetto Romandini ha una vasta esperienza, col comune di Taranto, le loro realizzazioni in materia urbanistica sono innumerevoli, quindi ci fa piacere averli qui presenti questa sera. E io percorrerò un pochettino in breve, brevissimo, un po' quella che è stata la storia del nostro centro storico. Parliamo del nostro centro storico perché parlando di centri storici proiettati alla crescita, alla riqualificazione e allo sviluppo dei centri urbani, è inevitabile che noi parliamo della nostra realtà che ci è molto vicina. Quando parliamo del nostro centro storico dobbiamo tenere presente che non soltanto è delimitato dal centro storico abitato, ma anche dalla zona del quartiere delle Ceramiche. È un territorio abbastanza vasto che si estende come centro storico abitato per circa 15 ettari, oltre 8 ettari che ricomprendono il quartiere delle Ceramiche. È un territorio che ha una conformazione particolare perché si estende da est a ovest sull'ultima propaggine della Murgia. Quindi delimitata poi dalle due gravine, una la gravina di Sant'Elia che è attualmente la via Ennio e dalla gravina di San Giorgio che attualmente è la via Cristi. La popolazione di questo centro, antico centro abitato, che è molto antico per dire la verità, siamo risaliamo al 1300, 1200, 1300, e la popolazione tra le due guerre mondiali quindi è ammontata a un poco più di 14.000 abitanti. Nel dopoguerra, negli anni 50 e primi anni 60, ha subito delle mutazioni, degli interventi condizionati un po' dall'esigenza di modernizzazione e dall'esigenza anche di rendere più agibile il traffico veicolare. Negli anni 50 si implementavano il numero delle macchine, la circolazione non era agevole nei centri storici e quindi incominciarono ad essere effettuati degli interventi. E interventi che portarono in pratica delle demolizioni, in alcuni casi dei piccoli sventramenti e per poter rendere più agibile la viabilità e la vivibilità. Però c'è da dire, c'è da fare una considerazione particolare che io voglio sottolineare. Le amministrazioni del tempo nel fare questo tipo di intervento ebbero cura di non puntare, l'obiettivo era quello di conservare la vitalità del centro storico, per cui tennero a realizzare alcune cose nel centro storico stesso o in adiacenza. Vedasi, tennero a realizzare la sede municipale proprio nei pressi, la nuova sede municipale nei pressi dell'abitato storico,
realizzare gli uffici postali, le nuove sedi degli uffici postali, ne presse addirittura anche una, la sede delle telecomunicazioni, che poi, se ben ricordo, non entrò mai in funzione, così come pure la caserma dei carabinieri. Ed ancora per sottolineare ancora la volontà di mantenere attiva il centro storico, di mantenere attiva e vivo il centro storico, addirittura si pensò, anzi si era raggiunto un accordo con la sede arcivescovile per l'acquisizione, cioè per la vendita, per l'acquisizione del castello episcopio. Sarebbe diventato, negli intendimenti dell'amministrazione, la sede degli uffici, ma particolarmente la sede di rappresentanza del comune. Non andò in porto poi questo progetto, perché si preferì percorrere una strada molto più pratica, più agevole, che fu quella della realizzazione della nuova sede comunale. Quindi, per assecondare tutte queste esigenze, ci fu costretti a, come dicevo prima, ad accennare a degli abbattimenti, quindi furono abbattuti delle abitazioni private, così come degli uffici pubblici, quindi la vecchia sede comunale, che era ricompresa in Piazza Rossano, che poi era proprio una piccola isola. Piazza Rossano, c'era una isola abitata dove c'era la sede comunale, quindi fu abbattuta la sede comunale, la sede dei vigili urbani con annessa torre dell'orologio, la ex caserma dei carabinieri e così via. Per di più, per completare il quadro, si pensò sempre, condotti da un senso molto pratico, di cui noi di Rottagliesi siamo caratterizzati, di asfaltare immediatamente, in modo molto semplice, tutte le strade in fianco del centro storico con l'asfalto, quindi una via molto, senza pensare che c'era la possibilità di recuperarlo, di strutturarlo, di un errore dopo l'altro. Erano quei tempi, eccetera, un errore dopo l'altro, che ora stiamo forse pagando. Beh, dopo questa breve parentesi, poi insomma, alla fine degli anni 60, giungiamo così alla fine degli anni 90, dove l'amministrazione presa a cuore il problema del centro storico, pensando di fare un piano di recupero del centro storico e del quartiere delle Ceramiche. Questo lo fece gli ultimi anni del 1999, e poi dopo ampi dibattiti che ci furono, fu approvato il piano di recupero del centro storico. Detto questo, raggiunto questo obiettivo, devo dire che non ci fu una conseguenzialità, no, attuativa del piano di recupero, anche perché c'erano un po' delle soluzioni un po' complesse, le amministrazioni forse non le gradirono. Però in definitiva ci furono pochi interventi realizzativi di quel piano di recupero, tanto da non poter quindi migliorare la vivibilità del centro né la sua attrattività. Però d'altra parte c'è anche un altro aspetto che da considerare: il nostro centro storico, centro dell'abitato, non può qualificarsi, perché l'espansione poi è avvenuta completamente a nord, est, ovest, quindi avulsa dal centro storico, quindi il nostro centro storico è rimasto un po' marginale. E sopravvissuto proprio grazie
a quegli interventi in sede municipale ed altre cose che l'hanno potuto rivitalizzare. In modo che poi noi abbiamo assistito alla popolazione che, come dicevo prima, si era partito da era una consistenza di 14.000 abitanti, pian piano è andato a diminuire, a ridursi agli attuali 2.000, 2.100, 2.200 abitanti, con un elettorato anche un elettorato ristretto di circa 1.700-1.800 unità. E dobbiamo dire il contesto urbanistico attualmente, noi ci vediamo, ci troviamo in questo centro storico, che poi per il suo miglioramento, per l'attuazione del piano di recupero, non ci sono stati grandi interventi proprio che abbiano interessato la parte centrale. Qui noi ci ritroviamo ora in strade non facilmente percorribili, e non viene curata molto la pulizia delle strade, la carenza dei servizi lasciano desiderare anche di disinfestazioni, così come abbiamo il problema dei parcheggi, sono dei parcheggi selvaggi, forse ora si sta sofferendo, si sopperirà un pochettino forse con la chiusura del centro storico. E noi assistiamo anche all'abbandono, al continuo abbandono, anche come vediamo al continuo vendite di abitazioni, anche se di converso alcune emissioni ce l'abbiamo, alcuni interventi di recupero ce l'abbiamo. Ora ci sarà, vediamo, l'amministrazione si accinge a dare attuazione alla zona di traffico limitato, zona ZTL, e sinceramente ci rendiamo conto che le zone ZTL nascono per tutelare quello che già si è realizzato nel centro storico, le zone che hanno subito dei miglioramenti, quindi vengono assoggettati alla ZTL per proteggerle e recuperarle. Oggi noi assistiamo all'attuazione di questa, alla realizzazione di questa ZTL, non sappiamo a tutelare, finora non sappiamo che cosa verrà tutelato, perché è un discorso che ancora non vediamo i frutti di quelle delle prospettive che si poneva il piano di recupero. E sì, vediamo l'estrocarsi nel nostro centro storico di attività di bar, di pub, eccetera, però tutto si limita a questo. Volevo dire che in pratica abbiamo un centro storico che più che usato viene abusato, e contrariamente a quanto avviene per le altre attività, non riceve una giusta remunerazione di quello che è stato l'aspettativa di questo centro storico. Ora, fatta questa breve excursus, io vorrei recupero passando immediatamente a un giro di domande partendo proprio dalla signora Cira Lacocca, che profonda il suo impegno in pratica per migliorare dei limiti del possibile il nostro centro storico con il suo gruppo,
il suo gruppo che sta lavorando per dare una veste, diciamo così, una veste migliore, più considerevole, ecco, dando, realizzando delle zone con piccoli interventi di verde, di piante, eccetera. E volevo farle quindi una domanda. E volevo dire, il gruppo che si è costituito, il centro storico, penso che cosa possa fare, può fare questo gruppo per intraprendere delle iniziative sistematiche per un miglioramento strutturale e ambientale nel nostro centro storico, oltre quello che sta facendo per migliorare l'abbellimento di piante e di vasi da mezzo. Innanzitutto le voglio dire che noi siamo cittadini, in qualità di cittadino possiamo fare moltissimo. Lei ha fatto una breve, anzi una lunga descrizione di quello che è successo nel centro storico. Sono delle domande che ci poniamo prima noi cittadini e residenti del centro storico. Io mi chiedo come mai negli altri paesi si sono messe le piante e noi siamo rimasti a metà. Lei faceva parte, era segretario comunale, dovrebbe darci delle risposte, non delle domande, per esempio. O le fogne, ancora a metà del centro storico non sono completate le fogne. Mi chiedo come mai. Ci sono case abbandonate, perché non sono stati interpellati i proprietari affinché tinteggiassero almeno una per il corretto, per la pietra di, per quello vivere. Per il rispetto di chi ci abita nel centro storico, anche lei ci vive e vede i problemi. Perché non vengono multate le persone che ancora adesso, per fortuna poche, abbandonano le immondizie, dando così uno schiaffo morale a tutta la popolazione e ai ragazzi che potrebbero tranquillamente trovare un lavoro nel centro storico? Queste sono domande che noi ci poniamo da residenti, ma è arrivata l'ora di avere delle risposte, perché non si può andare avanti. O si ristruttura il centro storico, oppure ci dite basta, noi ce ne andiamo via, lo lasciamo, perché o si rende vivibile e si dà una giusta vivibilità, oppure non si fa più nulla. Noi abbiamo iniziato già 4 anni fa facendo le mostre, non so se vi ricordate, alla Corte dell'Arte, abbiamo cercato di riempire le piazze e ci siamo riusciti. Poi ci siamo resi conto, con l'aiuto di altri cittadini, che la situazione era drammatica. Ci sono tuttora delle vie completamente abbandonate, un po' perché torno indietro nella storia, Grottaglia si è evoluta nell'agricoltura. Di conseguenza le famiglie agricole avevano bisogno di garage, di spazio, quindi sono andate nella zona alta e hanno costruito, perché avevano delle esigenze lavorative che non trovavano nel centro storico. Ecco, in quel momento noi non ci siamo dati un input a risanare il centro storico, abbiamo perso tempo prezioso, invece in altre città lo hanno capito prima di noi e del turismo ne hanno creato delle realtà lavorative forti. Questo è stato un errore. No, di chi sia la colpa, è inutile che andiamo indietro, è colpa di questa amministrazione, dell'altra, di una politica non corretta, non possiamo tornare indietro. Noi da cittadini, senza nessuna associazione, ci siamo proprio rimboccati le maniche, abbiamo tinteggiato, messo le piante, la ceramica dovrebbe stare in ogni facciata di Grottaglia, non solo del centro storico, perché ci rappresenta, come ci rappresenta l'agricoltura. Noi non abbiamo, ci chiudiamo in casa, non dialoghiamo, invece bisogna parlare, bisogna dialogare tra le varie forze produttive, perché l'agricoltura, il centro storico e quindi il turismo e le ceramiche sono delle potenzialità enormi per lavorare tranquillamente, per produrre reddito. Questo è il mio pensiero. Poi è chiaro che sono tempi non facili. Noi andiamo verso la quarta rivoluzione industriale e dobbiamo modificare il nostro modo di fare. Quindi ben vengano queste novità. Lei magari che dice? Bene.
Bene, allora mi rivolgo all'architetto Mario Francesco Romandini, che, data la sua vasta esperienza nel settore urbanistico, e chiedo quali potrebbero essere, no, gli strumenti anche d'ordine finanziario per stimolare l'amministrazione comunale ad appassionarsi, non in modo estemporaneo, alla riqualificazione del nostro centro storico, in modo da farlo diventare un volano di crescita anche per l'intera città di Grottaglie. Buonasera a tutti. Io partirei un attimino, non prendendo in esame specificatamente il centro storico, perché da urbanista devo dire che, francamente, analizzando la situazione di Grottaglie, che conosco da quando la professoressa Barbanente nel 2005-2006 si portava a verificare anche l'avanzamento di un qualcosa che avveniva in positivo a Grottaglie, perché quello è il periodo in cui venne adottato il documento programmatico preliminare del PUG, quindi era all'avanguardia a Grottaglie, c'era una delle poche cittadine che poteva essere presa a modello e comunque studiata per quello che stava avvenendo. Poi io chiaramente mi sono impegnato in altre questioni e subito dopo un po' di tempo ho avuto modo di ricollocarmi su questo territorio, ho verificato che qualcosa è cambiato sicuramente non in meglio, nel senso che il DPP non è andato più avanti. Che significa? Significa che un piano urbanistico strutturale, che sostanzialmente è qualcosa che serve per distinguerci dalla vecchia pianificazione o da zonizzazione, e quindi con la capacità di individuare la parte strutturale, cioè quella delle invarianti storiche, culturali, infrastrutturali, quali quelle che servono, comunque dovrebbero essere prese in considerazione anche dagli centri storici, e poi avere qualcosa di programmatico che ti permette di muovere e di realizzare delle opere che non sono più legate all'acquisizione necessaria di un parere, un'approvazione regionale. Questo discorso è fondamentale, quindi avere un piano di questo tipo è riprendere quel percorso sospeso, è indubbiamente necessario, oltre che obbligatorio per legge. C'è l'architetto qua che potrà confermare che da allora cosa è successo? È successo che è stato approvato il DRAG, quindi quel documento programmatico non è in linea neanche con la normativa che prevede come realizzare il DPP, perché c'è stata una variazione proprio dalla normativa regionale. Nello stesso tempo è stato approvato un piano che è un modello anche per altre realtà regionali, come il piano paesaggistico regionale, che ha sostituito il punto tematico sul paesaggio. Il comune deve adeguare il PRG al piano paesaggistico. Questi fatti sono strettamente connessi. Taranto ha in questo periodo, tra l'altro grazie a una persona che io conosco bene, che è l'ingegnere Rotondo, che voi avete avuto qua per un po' di tempo. Noi abbiamo avuto a Taranto, ahimè, adesso fortunatamente forse ha avuto un incarico per supportare il dirigente, perché lui ha preso posto all'università d'Ancona, mi pare. E quindi per me è una grande perdita, perché lui è effettivamente un urbanista calato in quel di Taranto, dove in genere si ricercava qualcuno per porlo al posto di urbanista che non avesse quelle caratteristiche. E quindi da questo punto di vista, se qui riuscissimo per recuperare un filo nel discorso, ripartire dall'inizio, recuperare tutto ciò che di positivo c'è in termini di quadro di informazioni, di conoscenze, che è all'interno di quel documento programmatico da
lo aggiornano. Prendiamo in considerazione tutto quello che l'amministrazione nell'ultima parte ha fatto, che è il documento preliminare legato al piano urbano della mobilità sostenibile, che è servito fortemente per implementare il documento programmatico di rigenerazione urbana, di cui voi vi siete dotati. Quindi avete di fatto per ognuna di queste zone, quindi anche per il centro storico, individuato l'idea guida per la rigenerazione urbana. Poi la rigenerazione urbana prevede che si possa formare dei gruppi di partecipazione, come strutture che possano collaborare in modo intersettoriale, perché se non c'è una visione intersettoriale multidisciplinare non si va da nessuna parte. E poi prendere in considerazione anche che parte di questo puzzle, che sarebbe il territorio di Grottaglio, è la Città Vecchia. Tra l'altro, considerando la Città Vecchia come un faro, un elemento faro rispetto alla questione poi del recupero complessivo del territorio di Grottaglio. Detto questo, poi esistono, secondo me, delle priorità, cioè le urgenze, che quello che anche con il PRU viene segnalato, la necessità di intervenire sulle pavimentazioni ripristinando la pavimentazione originaria, che significa recuperare la nostra storia, la nostra cultura, non è poca cosa, è quello che permette di motivarci e soprattutto di riconoscerci come identità. Poi, rientrando nei fatti specifici, probabilmente alcune azioni già potrebbero essere proposte dall'amministrazione previo uno studio di base iniziale, che permetta di poter arrivare a un recupero di un ambito, di un comparto specifico della Città Vecchia, dove promuovere un'attività che in collaborazione col privato, si chiamano appunto piani integrati o comunque piani di rigenerazione urbana di iniziativa mista, vedere di poter realizzare fatti che abbiano un interesse sia per il privato che per il pubblico. Naturalmente questo determinerebbe un piano finanziario integrato e che potrebbe beneficiare anche di finanziamenti alti nei vari settori del polo regionale. Un fatto fondamentale è quello che secondo me andrebbe anche individuato come fatto urgente, un piano della messa in sicurezza. Questo dovrebbe essere fatto oramai in tutti i centri storici, perché fare un piano della messa in sicurezza che non tenga conto, così come hanno fatto all'Aquila, e che non deve tener conto solo della proprietà pubblica o al tentativo di dare un finanziamento, di promuovere un finanziamento per le aree pubbliche, perché non è così. In altri ambiti, anche in Italia, oltre che fuori dall'Italia, il recupero dei centri storici costituisce un fatto che non è solo privato e solo pubblico, perché stiamo parlando di ambiti che hanno un valore storico, monumentale, ambientale, per cui anche la facciata di un edificio che è privato ha un valore per l'intera collettività. Quindi promuovere degli incentivi e richiedere, dopo aver fatto un piano della messa in sicurezza, avere cognizione dei costi, un finanziamento, e fare un bando per incentivare l'intervento privato, dicendo: se intervieni sulla proprietà pubblica, se tu ripristini, ti do un finanziamento in collaborazione, in integrazione su questo, a condizione che poi magari l'uso di questo edificio per 10 anni, 20 anni sia destinato, e questo poi lo stabilirà l'amministrazione insieme alla collettività, perché ci deve essere anche questa parte di partecipazione della scelta, cioè di visione delle cose. Mentre per quanto riguarda il privato, l'incentivo credo sia necessario, ma soprattutto sia anche necessario capire per chi dobbiamo recuperare il centro storico.
chi sono gli abitanti o coloro che devono andare a viverci all'interno del centro storico? Questa è una domanda che dobbiamo porre, perché altrimenti, così come è capitato a Taranto, no? diceva un architetto che lei conosce, che dobbiamo stare molto attenti a non inserire altri abitanti, tutti biondi con gli occhi verdi, sempre, perché poi va a finire che non, quell'integrazione sociale non è possibile attuarla. Io mi fermerei, sarebbe tanto da dire, però preferisco fermarmi un attimo e lasciare anche spazio agli altri. Grazie. Prego, grazie a lei. Allora, l'architetto Roberto Lopaco, che ha una duplice resta attualmente, oltre a una professionista, e quindi è assessore al Comune di Pedrisi. Quindi le chiedo se in questa duplice veste, no? Se rispetto alle problematiche di riqualificazione e di rigenerazione ambientale da parte dell'amministrazione, vi sia la consapevolezza che le stesse possono costituire effettivamente delle occasioni di sviluppo e di crescita e delle opportunità anche di lavoro per tutti i cittadini. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie per avermi invitata. Mi rilascio anche a quello che ha detto il collega. La domanda è perché è pertinente, perché quello che volevo in qualche modo aggiungere anche rispetto alle esigenze dei residenti, intanto partire dall'età conclusione, capire chi deve vivere il centro storico, rivitalizzare un centro storico per chi? Per i residenti, per il turismo. Ma cos'è il turismo? Un contenitore per i turisti o un attrattore per i turisti che devono conoscere e apprezzare la bellezza dei nostri centri storici? Chiaramente le residenze da sole non bastano, perché giustamente i residenti chiedono servizi, chiedono qualità, e probabilmente, non so se nel tempo anche le passate amministrazioni abbiano colto le occasioni di finanziamenti di rigenerazione urbana che hanno interessato diversi centri storici della regione, perché questo avrebbe potuto consentire anche il recupero delle bianche oppure la realizzazione di sottoservizi e quindi in qualche modo già dare una risposta ai residenti e allo stesso tempo diventare un attrattore anche per delle attività commerciali che non possono e non devono essere solo bar e solo ristoranti, perché i residenti devono poter contare anche su quei cosiddetti negozi di vicinato che un tempo tenevano vivi i centri storici in qualche modo, altrimenti si rischia di vivere solo la notte con i locali e durante il giorno la gente giustamente va a lavorare, ma i centri storici sono deserti e poi sono in qualche modo aggrediti quando diventano interessanti per il turismo, perché il turismo che sta aggredendo anche il nostro territorio diventano dei contenitori per un breakfast che in qualche modo svuotano dell'identità. Ecco, dobbiamo evitare di perdere l'identità del centro storico. Quindi le attività che si possono mettere in campo, come giustamente diceva il collega, partendo sì dalla revisione di un documento programmatico preliminare che evidentemente è datato e va aggiornato, lavorare sia ad un piano urbanistico generale, però io direi, conoscendo i tempi dei piani urbanistici, che l'amministrazione può intanto partire con interventi di rigenerazione urbana, coinvolgendo i privati, coinvolgendo anche il tessuto produttivo, e magari legandosi anche a strumenti, in questo rispondo anche magari più nel dettaglio la domanda, a strumenti che sono stati già attivati come il distretto urbano del commercio, che consente di individuare delle strategie di rivitalizzazione del tessuto produttivo, ma anche del tessuto urbano della città, decidendo dove si vuole investire. E certamente il centro storico di Groccaglio può essere un obiettivo legato anche al quartiere delle ceramiche, che già di per sé è un luogo di produzione, oltre che un attrattore turistico, se vogliamo, perché l'artigianato locale è evidente che diventa anche un attrattore. Quindi io credo che investire su queste diciamo, azioni sinergiche e recuperare più che altro il rapporto tra le residenze e lo spazio pubblico, perché spesso nel centro storico non c'è qualità dello spazio pubblico, perché da recuperare. I centri storici un tempo sono stati abbandonati, oggi chi vive nel centro storico decide di farlo, è una scelta. Non è costretto, sapendo anche di dover vivere dei disagi, perché la viabilità non è
l'optimum rispetto magari a strade larghe, delle periferie. Quindi chi vive il centro storico lo fa con consapevolezza e ci tiene, giustamente, e chiaramente reclama anche i servizi. Per recuperare la qualità del centro storico però servono le sinergie, quindi creare le sinergie tra pubblico e privato, partendo anche dal recupero dei contenitori che ci sono i contenitori pubblici, e investendo, incentivando anche con delle politiche attive private al recupero. E questo credo che l'intervento di rigenerazione urbana, coniugato anche con gli interventi del settore urbano del commercio, possano essere utilizzati. Grazie, grazie architetto. Ecco, poi facciamo un altro giro, ritornando alla signora Ciro La Corte, per chiederle un pochettino in relazione alla meritevole iniziativa che sta svolgendo il suo gruppo, se intende assumere delle se il suo gruppo intende assumere delle specifiche iniziative per spingere i residenti del centro storico e anche i non residenti a sensibilizzarsi ancora un po' di più rispetto alla problematica nostra, per tutti coloro che vivono nel centro urbano, oppure il vostro gruppo intende continuare a lavorare semplicemente dando il buon esempio. Questo è il... Noi stiamo dando sia il buon esempio che ci stiamo armando di pennelli, come lei vede. Sì, stiamo facendo anche pratica. Io, in qualità di ex segretario comunale, le vorrei fare una domanda. Perché non avete mai pensato, non avete mai fatto dei box per i residenti, dei garage? Al Parco della Civiltà, per esempio, si sarebbero potuti predisporre questi box. E io penso che gli abitanti avrebbero scelto di prenderli in affitto e avremmo risolto del parcheggio selvaggio, per esempio. È una domanda che va rivolta, andava rivolta all'amministrazione precedente e forse alle attuali, perché mi sembra che c'era qualche idea del genere di costituire, di fare del box, proprio utilizzando i dislivelli che si trovano via. Però questo è un discorso che era relativo all'amministrazione precedente, all'attuale e alle future amministrazioni. Però il problema non è tanto questo, perché c'è da dire che il piano di recupero di questo centro storico, l'attuale piano di recupero, se non vado errato, prevedeva delle aree ben più ampie per i posteggi, e queste aree ben più ampie sono state la cui realizzazione è stata disattesa e si è fatto ben altro. Quindi è un discorso specifico che andrebbe affrontato. Ed è stato un errore perché le esigenze delle attuali sono attuali, anche i bagni servirebbero, perché la mobilità di notte manca il controllo del territorio, delle ragazze. Se ci sono molte attività notturne, è chiaro che ci sono tanti ragazzi, ma, e quindi bisogna controllarli. Appunto, se lei ha seguito così la brevissima relazione, devo dire che dal momento in cui è stato approvato il piano di recupero ad oggi c'è stato un oiato, non c'è stato nulla. Quindi le conseguenze, un problema dei parcheggi molto dolente, molto vissuto, è stato eluso facendo altro dove dovevano essere realizzate le zone a parcheggio. Vabbè, diciamo che è stato, come l'ho detto prima, un errore dietro l'altro. Comunque i parcheggi e i box servono. Perciò siamo qui a discutere di qualcosa, per recuperare, speranze di poter recuperare qualcosa. Chi vive nel centro storico lo fa per passione, perché gli piace, perché le case del centro storico sono meravigliose. Da noi, per esempio, non esiste la depressione, basta affacciarsi alla finestra e vedere i vicini di casa che vi rallegrano la giornata. Comunque,
è una ma comunità veramente bello vivere nel centro storico. Io non ero mai, non sono nata nel centro storico, però quando mi sono affacciata me ne sono innamorata. Quindi chi lo fa per passione ed è una cosa meravigliosa. Per rispondere, il mio gruppo è nato, ho detto già prima, per contrastare questo abbandono. Per contrastare questo abbandono che è ancora attivo. Quindi rimbocchiamoci le maniche un po' tutti e andiamo avanti. Vediamo come fare. Noi resteremo un gruppo di residenti e basta. Non abbiamo intenzione né di creare un'associazione né null'altro. Continuiamo, un gruppo di volontari. La cosa bella è che si stanno affacciando anche persone che non sono residenti nel centro storico. Io vorrei ringraziarli ad uno, Giuseppe Greco, Franco Baccaro, Terry Lacoste e tanti altri che mi stanno aiutando. La cosa bella è quando le nonnine ti ringraziano, perché nei loro ricordi il centro storico, quando era bello e pulito, era favoloso. Quindi vederlo così è un colpo al cuore per loro. Di molto tempo fa. Purtroppo sì. Va bene, grazie. Rispettando il turno, torno un'altra domanda all'architetto per chiedere, per rilanciare il centro storico e dare adesso un nuovo impulso. Intravederebbe per caso la necessità di una rivisitazione dell'attuale piano di recupero? Sì, come diceva. Un'attualizzazione, ecco, come. Secondo me è necessaria. È necessaria. Naturalmente, prendendo in considerazione alcune questioni che, come diceva la collega, vanno affrontate anche subito per non rimandare le questioni ad un'approvazione di un piano di recupero che ha tutto un iter approvativo particolare. Quindi promuovere delle azioni puntuali di rigenerazione. Naturalmente un'analisi complessiva sullo stato dell'arte del piano di recupero secondo me andrebbe fatta, perché avere una serie di dati, elementi che possano permetterci di avere appunto quella visione integrata che ci permetta poi di decidere se dare attenzione alle abitazioni e anche al resto del mix funzionale che serve per poter vivere di una collettività. È importante fare un'analisi, soprattutto capire come incentivare i privati e soprattutto, sempre ritornando a quella domanda, chi dobbiamo inserire come popolazione all'interno, per chi stiamo progettando tutto questo. Certamente un'altra direttrice importante da prendere in considerazione è portare a termine, visto che si è fatto anche qua il documento preliminare, il piano della mobilità sostenibile, eliminando tutto ciò che non è giustificato all'interno del centro storico in termini di mobilità veicolare, perché sì, da questo punto di vista lo vedo che è un po' abusato da questo punto di vista, oltre che promuovere tutte le azioni anche di recupero delle pavimentazioni. So che è stato approvato un finanziamento, mi pare di 2 milioni, però che ha un po' di problematiche. Però su quello evidentemente stiamo toccando le questioni prioritarie che poi possono essere portate avanti indipendentemente da quello che è lo scenario di uno schema di sfondo che serve sia per la città vecchia e sovraordinato per l'intera collettività di Grottaglia. Che non dimentichiamoci che poi lo sviluppo di una collettività, così come per tanto, non può essere legato a cosa fa l'ILVA. L'ILVA fa l'azienda, ha il suo piano di sviluppo. Lo sviluppo di una collettività come quella di Taranto dovrebbe essere il suo piano di sviluppo, tra cui uno dei fatti dovrebbe essere quello dell'ILVA. Non legare le due cose, l'ILVA sì e l'ILVA no.
qua abbiamo, non dimentichiamo che abbiamo un sistema di logistica legato all'aeroporto, alla, a tutto ciò che può fortificare anche le peculiarità specifiche di tipo economico, cioè l'agricolo, qua è un elemento da, anche le ceramiche o il turismo che si chiama lama, che potrebbe essere un elemento da inserire nel centro storico. Questo turismo potrebbe essere, che so, la ricettività che qua non riusciamo in questo momento a garantire. Quindi il turismo che abbiamo ci dobbiamo chiedere, da quello che si vede dai dati sembra più un turismo mordi e fuggi, cioè che viene e va via, invece bisogna creare dei circuiti, circuiti che possano portare a un turismo di qualità. Secondo me è possibile, ma è necessario sicuramente fare uno studio più di dettaglio e che vada a attualizzare il vecchio piano di recupero. Bene, grazie. Un'ultima gira, una domanda all'architetto. Ritiene che sostanziale dell'amministrazione comunale per valorizzare il centro storico possa costituire un volano, vero volano, per la crescita dell'intera città? Ma sicuramente per quello che significa il centro storico, un po' rispetto all'identità, ma soprattutto a Grottaglie, per quello che abbiamo detto, correlato anche al fatto delle ceramiche, che già di per sé è un tessuto produttivo. Il centro storico valorizzato ovviamente può diventare un polmone se legato al discorso di ricettività, ma anche le residenze stesse possono essere un volano del mercato, che fa muovere il mercato immobiliare, le ristrutturazioni, il recupero, i cambi di destinazione d'uso. Diciamo che possono essere anche queste delle opportunità di sviluppo che in qualche modo rigenerano il centro storico dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista diciamo, dei contenuti umani in qualche modo, no? Perché c'è un ricambio, anche tendere al ricambio generazionale, ne parlavamo prima con la signora, una cosa che sarebbe opportuno prevedere, che l'amministrazione potrebbe impegnarsi in tal senso, prevedere delle politiche attive di incentivazione rispetto alle nuove generazioni, ai giovani, alle giovani coppie, perché è evidente che un centro storico che comporta anche spesso delle barriere architettoniche, è evidente che è auspicabile che possa essere più facilmente vissuto dalle nuove generazioni che non dalle persone anziane. Però anche provare ad abbattere le barriere architettoniche può essere un obiettivo. Tutte queste cose chiaramente devono muoversi in sinergia con quello che è un tessuto produttivo esistente ed può diventare un attrattore anche rispetto a quelle risorse che sono sul territorio e non strettamente in città, ma come dicevamo prima anche il discorso dell'aeroporto, perché se si crea anche un nucleo di accoglienza anche per chi viene a Grottaglie per lavorare, perché non valorizzare il centro storico in questi termini? Bene, ringrazio gli intervenuti per la loro partecipazione. No, io do la parola al segretario provinciale, l'avvocato Mancherelli, per una breve chiosa. Intanto ringrazio Franco perché ha voluto tenere la ciliegina sulla torta che sarei state cane, perché un po' di larità Paola Vicchiari ti sei messa al centro, quindi così vediamo. Poi lei che viene da Taranto, architetto, se lo può portare a Frosta, insomma, a Taranto. Al di là delle battute, insomma, il ringraziamento intanto per questa festa, l'ennesima festa dell'unità che si fa a Grottaglie, al segretario Francesco Montedoro, a tutto il gruppo dirigente, insomma, inizia questa festa e, come diceva Franco, un intervento impegnativo, quello sulla riqualificazione. Più che riqualificazione, io parlerei oggi di rigenerazione. Grottaglie, come diceva l'architetto Romandini, è stata punto di riferimento non solo in provincia ma anche in regione rispetto a quelli che sono stati gli istituti di programmazione urbanistica che
abbiamo avuto. Cioè, ci sono qui anche, vedo anche l'ex sindaco Bagnati, se la vista non mi tradisce, ma ci sono anche altri ex consiglieri, attuali consiglieri, Carmine piuttosto che Manigrasso e tanti altri, che hanno saputo, diciamo, partire prima delle altre realtà. Il vero cruccio qual è stato? Quello che forse le amministrazioni che hanno guardato con rinnovata innovazione, come lo studio Cervellati, che qui aveva un punto di riferimento e quindi prendeva l'elemento identitario, quello che unisce, diciamo, la cultura grottagliese che viene anche da presenze orientali, forse il vero cruccio è stato quello che poi viene tradotto dalla professoressa Barbanente nel 2008 con la legge 21, che è quella della partecipazione e compartecipazione dei cittadini alla rigenerazione e riqualificazione, partendo dai centri storici, ma più in genere delle città. E da questo punto di vista qui oggi abbiamo un riferimento, seppur vulcanica, mi stava a preoccupare perché se si pigliavano a ammazzare dal fuoco, Cira la Corte come, diciamo, presidente della società arrabbiata, non c'è sta associazione, vabbè, stavo scherzando, come punto di riferimento dei residenti e quelli che rendono viva, diciamo, e pulsante l'idea di come deve essere il centro urbano. Se in definitiva chi amministra non ascolta le esigenze di chi ci abita, abbiamo innanzitutto la presenza dei disagi e della desertificazione. E soprattutto oggi, se bisogna parlare di rigenerazione, questa può avvenire dal di dentro, cioè dalle presenze umane, reali, delle famiglie, di ciò che loro richiedono come necessario, che comportano l'implementazione del centro storico, ma più in generale la riqualificazione e la rigenerazione della città, perché c'è il negozio di vicinato, se c'è la famiglia, se ci sono le esigenze. E questo voglio dirlo non per piaggeria, vedendo le foto che molto spesso Cira mette in giro sui vari social, è un elemento importante che un'amministrazione dovrebbe guardare, perché se andiamo sui grandi scenari ma poi ci dimentichiamo delle cose quotidiane, penso che non componiamo un servizio che deve essere quello della politica. E da questo punto di vista la Regione Puglia è stata antesignana con la professoressa Barbanente, come dicevo, con questo elemento di partecipazione, quindi la rigenerazione che non è soltanto in sé urbanistica, edilizia, ma è quella di immaginare a non utilizzare il suolo, ma quello che è già utilizzato possa diventare il meglio che può essere, anche per far partecipare i cittadini all'interno di questo. Da questo punto di vista io con orgoglio dico, nonostante Cira stava un po', che queste amministrazioni centrosinistra, le passate, hanno dato molto. L'elemento, lo iato che forse c'è stato, è quello di non far camminare questi grandi temi e questo grande elemento identitario che si doveva mettere in campo con insieme ai cittadini. E questo è stato un elemento che è mancato, che oggi viene chiamato da voi, che siete residenti, con vigore portato avanti. E poi c'è un altro elemento, lo dico anche, lei ha detto che è mezza San Manzanese, quindi facciamo l'alleanza, basta non metterla come a Franco, a parte le battute, è quello di avere una singolarità, cioè Grottaglia ha un centro storico ma anche il centro delle ceramiche, il quartiere delle ceramiche che è adiacente a quello e che, permettetemelo di dire, molto spesso, vivendo anche qui a Grottaglie, Carmine sta calmo perché ti vedo che ti stai agitando, molto spesso mi permetto di dire, lo dico in punta di piedi, questo quartiere delle ceramiche non è sembrato il quartiere della città, ma solo esclusivamente il quartiere dei ceramisti. Vedo l'ex assessore, quindi mi darà supporto. Essere il quartiere dei ceramisti e non di Grottaglie e dei grottagliesi è stato un limite per molto tempo, e probabilmente va anche superato questo aspetto, perché dovrebbe aprirsi di più alle integrazioni del centro storico e dell'intera città, perché molto spesso questo scrigno incantato è sembrato essere patrimonio esclusivo. Bene fanno i ceramisti a volerlo proprio,
però all'interno di questa grande opportunità che c'è, bisognerebbe attivare una implementazione maggiore. E poi noi siamo bravi a dimenticare, quando guardiamo avanti, ed è giusto guardare avanti, quello che avevamo dietro. Se noi ci giriamo dietro, le opere di riqualificazione portate avanti dalle amministrazioni, così ne offre un caffè o una cena, Raffaele, almeno sto facendo un po' di pubblicità, è quello relativo per esempio a come Largo Accoglienza è stata riqualificata, come larghe parti di quel quartiere lo sono state riqualificate. Ecco, forse oggi quel quid in più che noi ci aspettiamo da questa amministrazione, con l'aiuto di gente frizzante come Ciro e tanti altri che sono all'interno del quartiere, è quello di insieme lavorare su questo. Io penso che l'idea del Partito Democratico di Grottaglia, a cui va il mio applauso, anche se non mi volevano far parlare alla fine, è vero, alla fine, perché è stata una fatemi da tutte le parti, dice, ma non parlaci, me l'hanno suggerito, me l'hanno suggerito. No, Ciro. Poi a un certo punto me lo so pure tenuto il microfono, dico, questi così non possono parlare, al di là delle battute, è quello appunto di mettere in campo realmente, con gli strumenti programmatici e soprattutto di risorse economiche regionali / europee che sono in campo, che si mossa a dare il là. E su questo, per arrivare al dunque, in questi giorni stiamo vivendo giorni particolari, torno alla politica, Vito, che è più semplice per me, che è quello di battezzare un governo che per un mese scorso non avremmo mai pensato potesse esserci in campo. Oggi c'è un'alleanza Movimento 5 Stelle Partito Democratico che impone anche di avere dei risvolti, delle opportunità, che Grottaglia, avendo un parlamentare, avendo un'amministrazione, avendo dei punti di riferimento. Il Partito Democratico non può che mettersi a servizio. Nei prossimi giorni ci sarà il ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova, riferimento nostro punto di vista, e oggi noi come Partito Democratico abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che vestirà la programmazione economica, il CIPE, che quindi si incrocia con i finanziamenti europei e quindi con la possibilità di avere una rigenerazione risorse, perché quando si è fatto il piano cervellati e tante altre attività, forse non c'erano risorse imponenti come oggi vengono messe nella programmazione economica, e noi dobbiamo fare in modo di utilizzarli. Quindi buono quello che fa le associazioni, ma anche buono quello che devono fare i partiti, di essere pungolo positivo per le amministrazioni che in qualche caso, essendo molto civiche, Franco, sono un po' delle nomadi o lontane da punti di riferimento. Ecco, noi in punta di piedi vogliamo dare una mano anche a questa amministrazione per il bene di Grottaglia, del centro storico e del quartiere delle ceramiche, che sono veramente un gioiello incantato per chi le vive su questa bella città, che ormai, insomma, mia moglie di Grottaglia mi vuole mandare via, però insomma sono qua. In bocca al lupo per la festa a Montedoro, a tutti quanti, a Vincenzo, a tutti quanti voi. E insomma, il Partito Democratico c'è sempre grazie a tanti volontari che continuano a crederci. I biglietti vanno venduti, comprano un po' di biglietti, un po' di salsiccia, e in bocca al lupo al Partito Democratico di Grottaglia. Bene, io ringrazio quindi i convenuti, l'architetto Roberto Lopalco, l'architetto Mario Francesco Romandini, la signora Ciro La Corte, ed infine anche il segretario provinciale, che ha voluto chiosare egregiamente. Buona serata a tutti e ringrazio per la vostra presenza e l'ascolto.